Sepolcri di Ugo Foscolo. Come mai Ugo Foscolo ha scritto questa poesia? Beh, c'è stata un'occasione. L'occasione è stata quella dell'editto napoleonico di Saint-Cloud. Cioè, l'editto di Saint-Cloud si tratta di una norma in base alla quale Napoleone imponeva che i sepolcri fossero fatti fuori dalle mura della città e soprattutto c'era una regolamentazione delle iscrizioni sulle lapidi. Allora, come anche adesso potremmo dire, c'era l'usanza, soprattutto i ricchi avevano l'usanza di costruire tombe monumentali, eccetera. Questo editto vorrebbe, in base alle idee della égalité, cioè dell'uguaglianza di tutti quanti gli uomini, vorrebbe che non ci fossero distinzioni dopo morte fra, quelli che possono permettersi, che ne so, tombe, sepolcri monumentali e quelli che invece non se lo possono permettere. Cioè, propugna l'uguaglianza fra gli uomini. Certamente, però, una legge di questo genere, applicata poi anche in Italia, perché in Italia c'erano appunto le repubbliche filo-francesi, destò un dialogo, una polemica, non so, come quando si fa una legge, non so, legge sulla fecondazione artificiale, legge sul testamento biologico. Cioè, come, non so, ai miei tempi c'erano state delle leggi che erano leggi sul divorzio, sull'aborto, che avevano generato una discussione, un dibattito, una polemica molto accesa, referendum e cose del genere. Ecco, provate a immaginare che è accaduta una cosa simile quando è stato emesso questo editto di Saint-Cloud. Cioè tutti non facevano altro se non discutere di questo. Ovviamente le posizioni della maggioranza delle persone che erano di fede cattolica erano profondamente contrarie a questo editto. Perché? Perché per queste persone, come dire, c'è una vita dopo la morte, no? E quindi il sepolcro era il modo attraverso il quale i parenti possono continuare a, diciamo, a pregare proprio sulla tomba dei loro cari, dei loro defunti, sia pregare per loro, intercedere affinché loro possono essere in paradiso e non nell'inferno, giusto? E sia pregare per continuare questo rapporto spirituale perché sono profondamente convinte che quella persona continua a vivere. Per esempio, molti degli intellettuali, vedremo, romantici sono spiritualisti o sono cattolici, ma un po' l'abbiamo già visto, giusto? Perché noi abbiamo visto una mostra in cui abbiamo parlato di alcuni di questi intellettuali, appunto li abbiamo visti, Niccolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, poi insomma Gioberti, Rosmini, eccetera. Ecco, Ugo Foscolo osserva la questione da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi ha un fondamento filosofico materialista e meccanicista, in base al quale molto semplicemente quando una persona muore non esiste qualcosa di lei che continua a vivere, che continua a esistere, tipo per esempio l'anima. No, muore tutto con lei e appunto ciò che rimane nella terra di questa persona viene poi riutilizzato, diciamo così, dalla natura con i suoi meccanismi, i meccanismi della natura, in base alle leggi che anche allora iniziavano a diffondersi riguardo alla trasformazione della materia, viene riutilizzato in modo differente rispetto a prima. La materia si aggrega in nuove molecole, in nuovi organismi, eccetera. Questa è l'esposizione razionale, più fredda, che è il pensiero logico, insomma, che ha Ugo Foscolo, così come anche Leopardi, no? Di fronte alla morte. Ora, Leopardi però è come se si fermasse lì e dicesse: ok, basta, le cose stanno così. Rendiamoci conto di questo. Cerchiamo di affrontare la cosa con virilità e senza farci troppe illusioni, senza fare anzi nessun tipo di illusione. Ugo Foscolo, invece, fatta questa constatazione iniziale, che cioè, mi sembra cioè, il punto di partenza, si chiede: ma
È davvero. Cioè, ma allora queste tombe qua, ma come mai ci sono? È davvero così senza significato che si costruiscano delle tombe, dei sepolcri, che uno vada a visitare i morti cari, eccetera? Lui si risponde: no, non è senza significato, deve esserci un significato. Non posso accettare quel significato, capite, che è tramandato dalla tradizione cattolica, eccetera, perché io non sono cattolico. Però trovo in me altri motivi, altre motivazioni per andare a visitare. Un po' l'abbiamo visto anche ieri, abbiamo accennato, è un fil rouge, diciamo, un filo rosso. Che è questo, che lega molte opere di Foscolo. Vi ricordate, sin dall'inizio, sin dall'Ortis, la sepoltura lacrimata, fino all'ultima spiegazione che abbiamo fatto ieri su Azacinto, in cui si parla invece di sepoltura illacrimata. Cioè, quindi è fondamentale questa cosa per Ugo Foscolo. Cioè, lui è quasi ossessionato da questo fatto. Ma quando io muoio, ci sarà qualcuno che piangerà per me? Oh. Quindi è chiaro che è evidente che per lui è importante che ci sia qualcuno, cioè è importante che qualcuno si ricordi di lui, che qualcuno pianga su quella tomba, anche se io poi di per sé non ci sarò più quando questa persona sarà a piangere sulla mia tomba, chiaro? Oh. Quindi abbiamo il nichilismo, ma questo nichilismo viene superato in base a questo. La tomba conserva il ricordo del defunto presso i vivi. La tomba assume un valore fondamentale nella civiltà umana ed è da questo che poi Ugo Foscolo parte con una serie di riflessioni, di memorie sul passato e su come le varie civiltà, le varie società si sono rapportate alla questione del sepolcro e della tomba. E dice, ci sono state purtroppo delle civiltà un po' bestiali, orribili, ecco, davvero orribili, come per esempio la civiltà medievale. Orribile perché? Perché loro seppellivano i morti sotto le chiese e quindi uno andava in chiesa, sotto il pavimento c'erano appunto questi cadaveri, e poi perché inculcavano appunto il terrore della morte nelle persone, no? Quindi per esempio facevano delle raffigurazioni di danze della morte in tutte quante le città, i paesi, eccetera. Tanto che una madre si alzava impaurita di notte per poter difendere il proprio bambino, perché era convinta, nella sua superstizione, che gli spiriti dei morti in certe notti si levassero dalle tombe e potessero visitare le case. Questo è quanto avveniva, dice Ugo Foscolo, nell'età medievale. Invece, nell'età antica romana, ecco, lì invece c'era un modo molto, molto più saggio di rapportarsi alle tombe. E allora queste tombe erano poste fuori dalla città, è giusto porle fuori dalla città. Per esempio, i romani avevano delle vie, delle strade, no? Che collegavano le città fra di loro. Ai margini di queste strade innalzavano questi tumuli, innalzavano questi sepolcri, spesso contornati da aspetti che rendevano gradevole il posto, quindi come piante, oppure balsami, profumi, eccetera, eccetera. Adesso, quindi, è assurdo che si imponga di non fare più le tombe, oppure si imponga addirittura di mettere i cadaveri nelle fosse comuni. Guardate un po' cosa è successo, per esempio, proprio l'altro anno. È successo che Giuseppe Parini è morto ed è stato messo in una fossa comune. E così noi adesso non sappiamo più dove si trova il cadavere. Non abbiamo neanche una lapide. Non so, se vogliamo andare metaforicamente o virtualmente a visitare, a piangere lacrime sulla sepoltura di Giuseppe Parini, non possiamo farlo perché è una fossa comune, perché il suo cadavere è mescolato in mezzo agli altri. E qui altra immagine orride, no? Di queste fosse comuni. Quindi, al contrario, bisogna che si costruiscano le tombe, e anzi, queste tombe possono essere esempio per molti.
Quindi, anzitutto possono rappresentare un rapporto interpersonale, si può dire, tra la persona che continua a essere viva e quella che è morta. Certo, quella che è morta di per sé, in base alla teoria materialista, non può più corrispondere, diciamo. Però da un certo punto di vista comunque c'è questa corrispondenza. La cosa che vi dicevo della sepoltura lacrimata, la corrispondenza ad amorosi sensi, cioè il legame che continua ad esserci con i cari e da parte nostra con i cari che sono morti. Però passati secoli e secoli e secoli rimane almeno il ricordo e la memoria delle tombe dei grandi, delle persone che hanno reso grandi una nazione, come le persone che hanno reso grande l'Italia. Ecco quindi perché è stato anche esaltato il Carme dei Sepolcri. E qui c'è l'esaltazione delle tombe che si trovano per esempio nella chiesa di Santa Croce a Firenze, tombe di Machiavelli, di Michelangelo, di Galileo, che hanno reso grandissima l'Italia. E quindi le tombe possono essere un esempio, uno stimolo. Alla fine però Foscolo si chiede, ma e se per caso passano secoli, secoli, secoli e millenni e queste tombe, questi sepolcri non rimangono più perché il tempo li porta via con sé, perché non ci sono più neanche le rovine di una determinata città, allora... No, beh, allora c'è la poesia. La poesia mi permette di, cioè mi rende eterno, diciamo così, al di là dei secoli, dei millenni, al di là del tempo che trascina con sé tutto e che porta con sé anche le rovine delle città. E infatti conclude il suo Carme, Foscolo, riflettendo un po' sulla città di Troia. La città di Troia è una città in cui si è combattuta una battaglia e molti si sono segnalati per un grandissimo eroismo. Ora però noi non possiamo andare lì a onorare le tombe di questi grandi eroi, Achille, Ettore, eccetera, perché non ci sono le tombe, anzi addirittura non c'è neanche la città. Noi invece sappiamo che tra il 1870 e il 1890 un certo Schliemann riuscì a scavare, a trovare i resti della città di Troia. Però lui non c'è arrivato ancora a 1870-90. Abbiamo detto che il Carme dei Sepolcri è stato scritto intorno al 1806-7. Bene, quindi dice, la città di Troia non c'è neanche, però c'è la grande poesia di Omero. Omero, l'abbiamo visto anche l'ultima volta quando abbiamo letto A Zacinto, è un grande riferimento per il nostro Ugo Fosco. La poesia rende eterno ciò che non può più esserlo, perché persino le rovine si sono perse. Quindi, attenzione, le illusioni ci permettono di essere attivi nella storia. Qui il riscatto dell'Italia, l'esempio dei grandi del passato, vi dicevo, può smuovere le coscienze degli italiani, può spingerli alla ribellione allo straniero. Quindi, attenzione, la poesia dei sepolcri non è una pura e semplice poesia sepolcrale. Quindi vi ricordate i modelli di Young e Gray, il preromanticismo inglese, eccetera? No, è una poesia civile, perché spinge al cambiamento, spinge al miglioramento della società, spinge insomma agli italiani a ricordarsi il loro passato e quindi ad essere orgogliosi, dignitosi del loro passato. Ecco, la poesia... cioè, questo Carme è pur sempre una poesia, quindi è vero che ci sono questi quattro passaggi logici. I quattro passaggi logici li potete vedere appunto alla pagina 151, che sono: 1. Il valore affettivo delle tombe, cioè la corrispondenza d'amorosi sensi. 2. Il valore civile delle tombe, quindi le tombe nella storia, soprattutto nella civiltà romana, ecco. Laddove c'era un valore civile e laddove invece esempi negativi il Medioevo, esempi positivi l'Antichità e l'Inghilterra. Poi il valore storico delle tombe, quindi a egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti, quindi questo terzo passaggio fondamentale. E infine la funzione della poesia. Vedete che ci sono questi quattro passaggi logici, quattro parti nei sepolcri che potete anche poi vedere analizzate più approfonditamente nelle pagine da 152 a 156. Tuttavia, si tratta pur sempre di poesia.
Quindi il discorso si dipana attraverso immagini e miti, piuttosto che attraverso argomentazioni rigide, cioè si tratta di immagini, una serie di immagini, di figurazioni, di ricordi, di memorie. Ecco, quindi l'immagine del corpo accolto nel grembo materno, poi diciamo il mondo classico, medioevo, l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di una struttura logica, ma anche di una struttura ellittica. Cioè, cosa vuol dire ellittica? Vuol dire che in certi punti si lascia da parte il ragionamento rigido, logico, filosofico, per lasciarsi trasportare da queste immagini, da queste figurazioni, da questi ricordi, perché si tratta pur sempre di poesia, ecco. Alcuni passaggi sono proprio espliciti, anche da un punto di vista logico, filosofico, altri invece sono impliciti, ecco. Per quanto riguarda gli spazi, abbiamo tantissimi spazi in questa poesia, sia spazi ristretti come quello della tomba, sia spazi aperti, e sono quelli dei cimiteri. Cimitero milanese, in cui è stato sepolto Parini, però in una fossa comune, il cimitero medievale, il cimitero romano, il cimitero inglese. E così fino al mondo classico e alla Grecia con la pianura di Maratona. Si ricorda infatti la battaglia, insomma, vittoriosa dei greci contro i persiani a Maratona, e fino appunto all'Asia Minore, laddove c'è o ci dovrebbe essere la città di Troia, ma al tempo di Foscolo appunto non si sapeva neanche bene con precisione dove fosse questa città. Per quanto riguarda il lessico, abbiamo un lessico complesso, in quanto accanto alla lingua più comune ci sono termini sicuramente molto ricercati. La poesia è un po' classicheggiante, il modello è quello di Parini e di Alfieri, la parola è densa di echi e di suggestioni, la sintassi varia da quella concisa e lapidaria fino a un concisa e lapidaria quando abbiamo questi slogan, diciamo, no? Egregie cose e forti anime accendono l'urna dei forti, la corrispondenza d'amorosi sensi, dal dì che nozze tribunali a dare, eccetera. Certe volte invece abbiamo dei periodi molto lunghi e complessi. E infine, molto importante anche la metrica, perché cambiano frequentemente gli accenti, le pause interne, gli enjambement. Si tratta di un carme di 295 endecasillabi sciolti, quindi con delle rime libere fra di loro, non c'è uno schema ben preciso. Allora, abbiamo detto che scegliamo dei versi in particolare, eh? Vabbè, facciamo così? Dai, facciamo così. Allora, potremmo leggere questo verso qui, cioè l'inizio proprio i primi due versi. No, facciamo così, a flash, primi due versi e mezzo. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, e forse il sonno della morte m'enduro. Questa è la domanda retorica con la quale incomincia questo carme, cioè Foscolo si rivolge a Ippolito Pindemonte, quindi al suo amico, e gli chiede: ma secondo te, all'ombra dei cipressi, quindi dicevamo appunto, all'ombra di queste degli alberi che circondano le tombe, e dentro l'urne, le urne cinerarie in cui sono conservate le reliquie dei defunti. Dipende, cioè, come dire. Sapete, oltre alla sepoltura c'è anche la cremazione, ma a parte questo, poi comunque, passati decenni su decenni su decenni su decenni, il corpo si disfa e viene comunque poi conservato dentro delle urne, delle scatolette piccole. Confortate di pianto, bagnate dal pianto consolatore dei vivi, forse sono della morte è meno duro. Ma se una persona muore e dopo la morte non c'è niente, serve a qualcosa che ci sia qualcuno a piangere sulla sua tomba.
Questa è la domanda retorica che si fa, che fa anche a Pindemonte. Non serve a niente. Cioè, se non c'è niente dopo la morte, cosa serve questa tomba? Oh, questa è la constatazione, appunto dicevamo, si parte da questo nichilismo. Non c'è niente, nihil, non c'è nulla dopo la morte. Si parte da questa constatazione per poi arrivare al verso 23. A porsi una domanda, cioè, ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Ecco, quindi questo ma, questa forte avversativa che si trova al verso 23, starebbe più o meno a indicare questa domanda. Dice, appunto. Ma perché l'uomo mortale cercherà di togliere a se stesso, perché togliersi l'illusione che qualcosa di lui, benché sia mortale, possa sopravvivere oltre la morte? Quindi, diciamo, la fredda teoria filosofica ci porta alla constatazione che dopo la morte non c'è niente, che sepolcro non serve a niente. Tuttavia, perché sottrarci l'illusione che qualcosa di noi, anche se siamo mortali, può sopravvivere dopo la morte al limitar di dite? Dite, infatti, è, diciamo, l'inferno, Plutone, insomma, il dio degli inferi nella mitologia greca. Veniva chiamato così, veniva chiamato Dite, Ade, Dite, insomma, nella mitologia greca, un termine greco. Cioè, perché toglierci questa illusione? Non c'è, diciamo la verità, da un punto di vista logico queste illusioni non hanno senso, lo dirà nettamente Leopardi. Ma Foscolo si chiede, ma mi sembrerebbe stupido comunque toglierci questa illusione. Infatti poi dice, non vive forse anche sotterra quando gli sarà muta l'armonia del giorno? Non continua lui in un certo qual modo a vivere anche sottoterra, quando sarà silenziosa per lui la bellezza della vita, non potrà più godere la bellezza della vita nel silenzio della tomba, nel silenzio mortale della tomba. Se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi, qui, in un certo senso, lui continua a vivere sottoterra, quando non potrà sentire, non potrà più godere dei suoni che ci sono sulla terra. Se però può destarla con soavi cure nella mente dei suoi, quindi se però può destarla con soavi cure, quindi nel momento in cui non, se può suscitare l'illusione di essere ancora vivo nella mente dei suoi, quindi se può comunque, cioè, non ha più senso per lui stesso che è morto e non può sentire più niente, però in un certo qual modo lui continua a vivere, se può destare con le cure, quindi attraverso affettuosa partecipazione, se può destarla, cioè se può destare questa illusione. Se può destare l'illusione che spento pur lo sofferma a limitar di dite, cioè che lo sofferma che lo ferma sulla soglia dell'inferno, degli inferi. Se può destare questa illusione, lui in un certo qual modo è come se continuasse a vivere. Infatti, poi dice: celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani. E spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Se Pia, la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sa che non riesco a fermarmi. Vedete che ci sono, c'è un po', poi dopo c'è una frase troppo importante. Quindi non riesco a fermarmi fino almeno al verso 42. Quindi, questa corrispondenza, questo legame tra il morto, il defunto e i suoi cari è qualcosa di divino. Se è vero che noi siamo mortali e quindi moriamo dopo la morte, tuttavia c'è qualcosa che ci unisce
rende simili agli dèi. Ed è proprio questo rapporto che si instaura fra noi e i defunti, questa corrispondenza d'amorosi sensi, questo legame di sentimenti affettuosi, una prerogativa divina concessa agli uomini. Spesso attraverso di lei, cioè attraverso questa corrispondenza di amorosi sensi, attraverso questo legame di sentimenti, questo legame affettuoso, intimo e sublime rapporto, spesso per lei si vive, attraverso di lei si vive con l'amico estinto, come se uno si illudesse appunto di continuare a vivere con il parente che è morto. Ci si illude che la persona cara scomparsa non è scomparsa del tutto. E che un giorno anche a lui succederà la stessa cosa. È l'estinto con noi. Se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, se la terra pietosa che lo raccolse infante, infatti la terra raccoglie il fanciullo ancora incapace di parlare. Vi ricordate cosa avevamo letto ieri in Asa 5? Avevamo letto infatti che il mio corpo fanciulletto giacque sulla terra. Quindi il fanciullo ancora incapace di parlare, accolto a terra, nutrito, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, quella stessa terra offre un ultimo rifugio, un ultimo asilo nel suo grembo materno. Quindi dentro di sé raccoglie e accoglie i resti dell'uomo, porgendo, quindi offrendogli appunto quest'ultimo rifugio. Sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del volgo, se appunto la terra, offrendo questo rifugio, rende sacri questi resti, salvi i suoi resti mortali dall'insultar dei nembi, sottraendoli quindi alle intemperie, evitando anche che siano calpestati e profanati dalla gente che passa e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e una lapide conservi il ricordo del suo nome, e di fiori odorata arbore amica le cenere di molli ombre consoli. È un albero, albero, latinismo arbor arboris, latinismo in quanto arbor arboris in latino è femminile. I nomi di pianta e anche arbor sono femminili. Ecco perché dice arbore amica, eh? Alla femminile. Quindi, dicevo, un albero profumato di fiori, odorata arbore amica, di fiori odorata arbore amica, rechi sollievo, consoli, le ceneri, quindi i resti mortali e ceneri, con la sua dolce ombra, di molli ombre. Poi, appunto, vi dicevo, almeno leggere questi altri due versi, sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia nell'urna. Quindi, in base a questo ragionamento, molto semplice, è vero che la tomba di per sé non può far star meglio chi è morto, però è pur vero che si crea fra il morto e il defunto un legame profondo che è quasi divino, un legame affettuoso che è quasi divino. È solamente una carogna che non lascia eredità di affetti, infatti, è colui che non lascia un affettuoso ricordo di sé. Solo lui trae poco conforto dal pensiero di avere una degna sepoltura lacrimata. Solo chi si comporta male con gli altri, chi non lascia nessun sentimento di amore, di affetto dietro di sé, può pensare, trae poco conforto dal pensiero dell'urna di una tomba lacrimata. Solo un Ebenezer Scrooge che è insensibile a tutti gli altri, poi dopo non si aspetta niente dalla tomba e non sarà ricordato da nessuno. Ecco la prima parte, vi dicevo, del ragionamento di Ugo Foscolo. E infatti dice poi, parlando di Parini, dice che è assurdo lasciarlo in questa fossa comune dove noi non possiamo neanche piangere sulla sua tomba.
non c'è neanche scritta, insomma, una lapide, questo editto di Saint-Cloud che si scagliava contro queste iscrizioni sulle lapidi. Ma insomma, un minimo di civiltà, un minimo di considerazione di quelli che sono i sentimenti che possono legarci ad una persona. Per esempio, questo grandissimo poeta, Parini, vi ricordate, l'incontro tra l'Ortis, diciamo, e Parini, rimane addirittura senza una tomba. A questo punto andiamo al verso 91, quindi andiamo direttamente al verso 91, dove incomincia la seconda parte dei sepolcri. Infatti, in questo verso lui dice: dal dì che nozze, tribunali ed are, sì, 91, diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, toglieano i vivi all'etere maligno e dalle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterne e sensi altri destina. Quindi, l'uomo, da quando c'è l'uomo sulla terra, da quando è iniziata la storia dell'umanità, sin da allora, le umane belve, quindi gli uomini, anche allo stato primitivo, ecco, umane, perché dice umana? Perché lo stato primitivo come bestie feroci, comunque incominciarono ad essere pietose di se stesse e degli altri. Quindi, da quando incominciarono ad esserci le istituzioni della famiglia, le nozze, poi i tribunali, quindi della giustizia, e are, gli altari, da quel momento in poi, queste cose stesse, qui la civiltà, insomma, che l'uomo si era creato, permise a questi uomini, che pure erano primitivi come delle bestie, di avere compassione di se stessi e degli altri, di avere pietà, di avere rispetto di se stessi e degli altri. E quindi i vivi toglievano, sottraevano all'etere maligno. Quindi, appunto, vi dicevo, abbiamo già visto anche prima, sottraevano alle perturbazioni, insomma, alle intemperie, l'etere maligno, sottraevano alle intemperie e dalle fere, quindi agli animali feroci che si cibano anche di carcasse, i miserandi avanzi, quindi sottraevano i resti miserevoli che la natura, scritta qua con la maiuscola, con veci eterne, quindi con successioni, con il suo eterno ciclo, a sensi altri destina. Di per sé la natura destinerebbe la materia decomposta ad altri scopi. Quindi, come stavamo spiegando, la materia decomposta poi viene riutilizzata dalla natura per nuovi aggregati di atomi, di molecole e quindi anche nuovi organismi. Serve a questo il fatto che gli esseri viventi muoiano. La natura, ecco, un discorso mi fa venire immediatamente in mente Leopardi, quando vedo una natura così, scritta con la maiuscola, una natura che è quasi insensibile a quanto accade agli uomini e agli altri esseri viventi, ma che continua a essere, lei sì, viva, appunto facendo affidamento su queste continue trasformazioni, sicuramente mi viene in mente l'immagine che Leopardi ci dà della natura. E ripeto, la filosofia di fondo di Foscolo è esattamente la stessa di Leopardi, però dice sottraiamo, Foscolo dice sottraiamo alla natura che di per sé poi riutilizzerebbe in modo diverso questi resti, sottraiamoli questi resti alla natura e ricordiamo i nostri cari con le tombe, come è successo sin dall'inizio della storia dell'umanità. Infatti, questa seconda parte qua viene intitolata Il valore civile delle tombe. Le tombe hanno avuto sin dall'inizio della storia dell'umanità un valore civile,
Poi c'è stato quel periodo di cui vi stavo spiegando del Medioevo, in cui, ahimè, prevaleva l'orrore, prevalevano cose appunto tremende, come la superstizione. Ma non dobbiamo dimenticare le tante epoche dell'uomo in cui invece le tombe hanno rappresentato un esempio positivo. Le tombe avevano questo valore di esempio positivo e questo è avvenuto sia nel corso dell'antichità classica sia nel corso sia in Inghilterra. Infatti, prima ci parla dell'antichità classica, poi ci parla dell'Inghilterra, a partire dal verso 130 ci parla dell'Inghilterra. Vogliamo per esempio leggere, sì dai, leggiamo questi versi relativi all'inglese. Anzi no, facciamo così. Sintetizziamolo semplicemente. I cimiteri dell'Inghilterra contemporanea rappresentano proprio la civiltà, sia perché si trovano appunto in periferia, quindi, ma sia perché si rappresentano i valori civili che uniscono il popolo inglese attorno ai valori nazionali, quindi si ricordano i grandi, loro per esempio ricordano l'ammiraglio Nelson, gli inglesi, no? Colui che appunto ha sconfitto Napoleone. L'Inghilterra è un esempio di questa civiltà. Ma adesso lasciando perdere l'Inghilterra, veniamo alla nostra Italia. Abbiamo anche noi delle tombe in cui possiamo ricordare i grandi del passato. Sì, certamente. E così incomincia la terza parte dei sepolcri con il verso 151, che è un verso centrale, fondamentale, posto infatti più o meno al centro del Carme dei Sepolcri. Se il Carme dei Sepolcri ha circa 300 versi, qui siamo più o meno alla metà di questo Carme, a 295 a dire la verità. Ma la posizione centrale di questo verso è fondamentale per capire come fosse importantissimo per Foscolo l'esempio dei grandi italiani del passato e che dovrebbe spingerci finalmente a recuperare le virtù che sono sopite e nascoste nel nostro cuore. E infatti lui dice: a egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti, o Pindemonte. Insomma, i sepolcri degli uomini illustri, l'urne dei forti è soggetto, incitano l'animo, quindi accendono l'animo dei generosi a compiere grandi azioni. A egregie cose. Il forte animo serve l'anima dei generosi a compiere grandi azioni degne dei personaggi che si trovano in queste urne. O Pindemonte, l'abbiamo già detto, Ippolito Pindemonte è il poeta a cui lui dedica insomma questo Carme, è l'interlocutore col cui si rivolge abbiamo visto sin dalla domanda iniziale. E bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Quindi questi sepolcri rendono bella e santa, santificano, rendono proprio sacra la terra che le custodisce. Che le ricetta vuol dire che le custodisce. Se ci sono tombe di grandi uomini, di eroi, automaticamente quella terra diventa una terra santa. Sono le tombe dei grandi, ecco. Io, quando il monumento vidi, ove posa il corpo di quel grande, che temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda, ed alle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue. Quindi, incomincia adesso un periodo piuttosto complesso, che termina molto più in là. Quindi, te beata gridai, quindi quando ho visto le tombe dei grandi del passato nella chiesa di Santa Croce a Firenze,
Io ho gridato che tu, Firenze, sei proprio felice e fortunata. Ma ritorniamo indietro. Qual è la prima tomba che Ugo Foscolo vide nella chiesa di Santa Croce? Ma la tomba di Niccolò Machiavelli, il corpo di quel grande che, temprando lo scettro ai regnatori, quindi temprando lo scettro vuol dire rafforzare lo scettro, come quando si tempra al fuoco il metallo. Quindi rafforza il potere dei principi, nella sua opera ovviamente il principe, ma lo fa sfrondandone gli allori, quindi sfrondando il loro potere di tutte le apparenze gloriose, perché il loro potere, dice Machiavelli, almeno secondo l'interpretazione di Ugo Foscolo, il loro potere è fondato sul sangue. Qui dobbiamo parlare un attimo dell'interpretazione del principe di Machiavelli. L'anno scorso, spero, appunto, ne abbiate parlato di questo particolare. Cioè, alcuni hanno interpretato il Principe di Machiavelli non come un testo, a mio parere esattamente così, attraverso il quale lui vuole effettivamente istruire un principe per spiegargli come deve fare a prendere il potere, ma lo hanno interpretato in un modo diverso, cioè l'hanno interpretato in questo modo. Secondo questa interpretazione, molto in voga per esempio nel Settecento, quello sarebbe stato solo la dimostrazione di come i principi giungono al potere in modo barbaro, selvaggio e crudele. Capite? Questa sottile differenza. E mi sembra che Ugo Foscolo segua questo tipo di interpretazione. Ecco. Quindi che il principe di Machiavelli sveli l'atrocità del potere assoluto. In realtà questa interpretazione fu un fraintendimento. Però era molto in voga nel Settecento. Quindi, ovviamente, Foscolo riprende questo tipo di interpretazione. Alleggenti svela di che lacrime grondi, di che sangue, infatti, vuol dire che, secondo lui, Machiavelli rivela ai popoli quanto dolore, quanto sangue costi il potere di quei signori. E quindi comunque sta di fatto che, a parte questa interpretazione un po' sbagliata, sicuramente Machiavelli rappresenta per Ugo Foscolo il sogno nazionalistico di libertà e di riscossa che trova il suo oggetto nel mito di un uomo forte che voleva che l'Italia fosse unita. Infatti, questo è il sogno che tutto sommato spinge anche Machiavelli a giustificare tutto quello che giustifica, no? Cioè che ci sia finalmente un principe, lo ricordate proprio anche il finale del Principe di Machiavelli, ci sia finalmente un principe che possa unificare il nostro paese. E quindi come non ricordare Machiavelli? Ma ricordarlo per primo, perché è sicuramente il primo che ci può incitare a riscoprire la dignità del nostro spirito di nazione, una dignità così sopita, così nascosta nel tempo. Quindi ricordiamoci, andiamo a visitare la tomba di Machiavelli, perché questa può rappresentare per noi un esempio, uno stimolo, uno sprone per ricordare il nostro valore di italiani. È l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma ai celesti. Accanto o vicino, insomma, a quella di Machiavelli, nella stessa chiesa di Santa Croce a Firenze, c'è anche la tomba di Michelangelo Buonarroti, che alzò in Roma i celesti, quindi costruì a Roma, a Dio, insomma, la cupola di San Pietro, una nuova arca, no? Una nuova arca, quindi una costruzione grandissima, enorme, quale appunto il San Pietro a Roma. Qui dobbiamo riflettere un po' su questo, sì, perché Michelangelo tra l'altro progettò la cupola di San Pietro, poi però morì e la cupola fu riprogettata da altri, però il disegno originario di Michelangelo rappresentò l'impianto di fondo sul quale fu costruita la cupola di San Pietro. Ecco cosa vuol dire l'arca del Nuovo Olimpo, quindi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.